Quali sono i risultati salienti del BES di quest'anno? Il rapporto BES segnala un generale miglioramento delle condizioni di benessere equo e sostenibile in Italia. Rispetto alle dimensioni che noi monitoriamo c'è un miglioramento per 11 tematiche su 15, in particolare aumenta la soddisfazione per la vita, le condizioni economiche minime e c'è un forte recupero anche sul mercato del lavoro. Quindi si tratta sia di aspetti oggettivi e misurabili in termini quantitativi, sia di aspetti soggettivi che afferiscono alla valutazione personale, alle percezioni che la popolazione fa, che segnalano un miglioramento. E in tutto questo ci sono segnali di arretramento, soprattutto per quanto riguarda la disuguaglianza economica. Quindi il messaggio che viene è che la ripresa è stata tendenzialmente inclusiva, ma abbiamo delle sacche di persistenza in condizioni critiche che vanno assolutamente, oltre che misurate, anche trattate dal punto di vista delle politiche.